Buonasera a tutti amici nerazzurri, amici in generale di YouTube. È appena finita la partita tra Liverpool e Atletico Madrid, ragazzi. Ma che partita abbiamo visto, ma che partita abbiamo visto. Il bello del calcio, il bello di questo sport, il bello del calcio è che non esiste una filosofia vincente e basta. Ognuno ha la sua filosofia e si può vincere in tanti modi. Ieri abbiamo visto l'Atalanta spregiudicata di Gasperini, sempre in avanti, che fa il suo gioco, che fa possesso palla. Oggi abbiamo visto l'Atletico Madrid, che è andata quasi subito sotto 1-0. Il Liverpool ha riequilibrato la partita. All'Anfield Road sappiamo che è quasi impossibile vincere, loro hanno tenuto duro, sono arrivati fino ai supplementari. Ai supplementari addirittura hanno preso il gol che li avrebbe buttati fuori. Non si sono persi d'animo, non si sono sgretolati, sono ripartiti, hanno fatto 2-1, 2-2, e alla fine l'hanno pure vinta, tutta con dei contropiedi ragionati, studiati, passaggi perfetti, mai niente di casuale o di confusionario. È la filosofia del Ciolo, quello che da noi una volta era il catenaccio che schifiamo tutti. Se tu hai i giocatori per fare il catenaccio, se la tua filosofia ti aiuta a vincere, è giusto fare il catenaccio. Se tu hai i giocatori che hanno un buon dribbling, che hanno un buon possesso palla, è giusto fare, che ne so, il tiki taka. Il bello del calcio è che non esiste una verità assoluta. Tutti pensano di avere la verità di come si vince a calcio, ma le partite ci dimostrano che questa verità non esiste. Ieri abbiamo visto il Lipsia asfaltare il Tottenham di Mourinho. Oggi abbiamo visto questa bellissima partita dove l'Atletico si è preso la qualificazione in casa del Liverpool, uno degli stadi più difficili in assoluto. Il Ciolo Simeone, che sta lavorando da questo progetto da anni e anni. Ci sono anni deludenti, anni vincenti, adesso finalmente possono puntare seriamente alla Champions, ma l'Atletico punta sempre su di lui, ed è quello che io voglio per il nostro Antonio Conte. Ci può andare l'anno bene, ci può andare l'anno male, l'importante è avere un progetto in testa, prendere sempre giocatori funzionali a quel progetto. Vedi Joao Felix, vedi che si sono presi Versalico che da noi non funzionava. Prendere giocatori per quel progetto e portarlo a termine fino a quando tu non vinci quello che vuoi vincere. Ci vuole un anno, 10 anni, 15 anni. Il Ciolo sta dimostrando insieme all'Atletico che non conta. Io sono sicuro che prima o poi riusciranno nei loro obiettivi. L'anno che hanno vinto lo scudetto, poi l'hanno buttati fuori prima e lo scudetto non arriva, ma non hanno mai mollato. E questo è il bello dell'Atletico, il bello del Ciolo. Anche se io non sono un amante di questo tipo di calcio, però la concretezza fa veramente tanto, e il Ciolo lo ha dimostrato stasera. È riuscito a battere, non solo a passare il turno, ma come la Fiorentina ieri, a battere una squadra difficile dentro casa propria, che è una missione quasi impossibile, battere il Liverpool in casa loro. Ragazzi, fortunatamente c'è stata la Champions in questi 2 giorni di quarantena. Purtroppo domani non ci sarà l'Inter, veramente peccato. Per il resto, ragazzi, io non ho altro da dire. L'altra partita l'ho vista pure, che adesso mi sfugge, che è finita ai 90 minuti precisi. Ah sì, il Paris Saint-Germain che vince 2-0 col Borussia. Bella vittoria del Borussia. Ci sono state delle liti là, c'era una mezza lite anche qua. Ci può stare. Questo fa parte anche del gioco, l'importante è che poi tutto si risistema. Quindi abbiamo Atalanta, Paris Saint-Germain, Lipsia e Atletico Madrid che hanno passato il turno. Vediamo la prossima settimana cosa succede. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale di Luigi Nerazzurro. Ragazzi, nel bene e nel male, se si gioca o se non si gioca, comunque amala.